Ciao a tutti, allora oggi scopriamo ancora un sacco di stampi, però questa volta, dato che erano tanti, dato che li ho fatti in vari step, non li ho fatti da un po', ecco, sono già anche pieni di peli, ma sono finiti niente, avevo già tolti i cabochon e rifilati, quindi vi farò vedere stampo e cabochon molto molto più semplicemente. Allora, partiamo subito, ok, partiamo subito con le novità. Ho fatto io dei cabochon per fare gli shake, li ho fatti io e poi ci ho ricreato lo stampo. E questo è questo qui. Eccolo qua. Lucido, lucido, lucido. Ecco, li ho fatti io, quindi non sono super perfetti, però vanno benissimo per fare gli shake. E abbiamo il quadrato, qua zigzigoso e qua normale. Poi no, no, non fate caso come li ho rifilati perché alcuni fanno proprio pietà. Poi c'è questa di, eccola qui, questa, carina carina carina, questa è uscita molto molto bene. Allora, devo dire che sono usciti davvero molto bene quasi tutti, poi vi faccio vedere il quasi e capirete il perché. Poi, altro shake, è questo cuoricione qui grosso. Questo non l'ho lucidato anche perché poi mettendoci sopra la resina si va a lucidare, o la resina normale comunque si va a lucidare perfettamente, quindi era inutile che questo lo lucidavo anche perché è più grosso degli altri. Ed è il cuoricione. Ok, poi ho finalmente grande novità, tartarughina. Questa l'avevo comprata ad una fiera e sono riuscita a farci lo stampo finalmente. È tutta disegnata, ma la... E invece è tutta, come si dice, liscia. Mi sa che l'hanno lucidata con qualcosa, che ha lasciato qualche segnetto, però non fa niente, tanto per al massimo la lucido io. E questa è la tartaruga. Poi vediamo questo, che cos'è? Ah, altro shake, sempre fatti da me. Questo cuoricione, eccolo qui, questo è un po' più piccolo dell'altro, questo è tutto lucido. Ed è fatto. Non sono neanche così grossi, quindi sono bellissimi. Ok, e poi continuiamo. Oh, questo qua è bellissimo. Questo qua l'ho chiamato l'uovo di drago. Questo shake ho fatto io. Faccio vedere. Sono ancora un po' appiccicosi questi. Se metti a fuoco, eccolo qui. L'uovo di drago. Non vedo l'ora di provare a farlo questo. Oh, è carino. Super lucido. Ok, poi vediamo cosa c'è qui sotto. Oh, questo è un altro shake, praticamente ho tutti i shake. Con quelli in legno però, quelli che ho comprato in legno. E ho fatto, ecco, questo lasciamo perdere come l'ho rifilato. Facciamo finta di niente, tanto basta non andare fino alla fine e non si vede niente. Sono proprio incapace a rifilare. Facciamo finta di niente, questo è il pesciolone. Ok, poi ho fatto questo qua. Il cuore con la chiave, vi faccio vedere i cabochon. Questo è il cuore con la chiave, aspettate, eccola qui. E devo dire che è uscito davvero molto bene e molto lucido. Questo è l'importante. A parte che continuo a togliere la messa a fuoco, però va bene. Ok, poi cosa c'è qua in questo piccolino? Oh, Hello Kitty, cioè, guardate che bello. E questo è Hello Kitty. Ho notato che, a parte la zozzeria che hanno ancora sotto, quando le ho ancora pulite, non c'è più niente, questo è davvero uscito bellissimo. Ma se proprio vogliamo farla e dirla tutta, guardiamo questo qua super gigante. Cioè, guardate, Totoro. Cioè, a parte i peli che poi tolgo, ovviamente, ma è uscito bellissimo. Cioè, tutti, mi facevano un sacco paura tutti questi dettaglini. Ma è uscita una meraviglia. Guardate quelli. No, vabbè, sono rimasta troppo 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 soddisfatta. E anche di questo qua gigante, guarda tutto rosso, di Super Mario. Cioè, guardate i dettagli e i peli. Guardate, faccio un glitter. No, vabbè, è una cosa magnifica. Cioè, ho proprio festeggiato quando ho scoperto questi due stampi. E niente, poi prossima. Allora, qua abbiamo l'uccellino, vi faccio vedere l'uccellino, eccolo qui, sempre i fogli fatti in legno, che poi ovviamente, cioè, non vado a lucidare, volevo lucidare all'inizio, perché li lucido che tanto ci va sopra la resina, quindi non l'ho lucidato ed è venuto molto 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 bello.
Poi prossimo, oh, questo altro che ho fatto io, ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Il coniglietto con la zampina. Lucido, lucido, ecco come zozzo. Lucido, lucido. Potevo pulirli un po' gli stanchi, capite? È che c'è, quando c'è il vento i peli vanno dappertutto e mi riempiono tutti gli stampi. Poi abbiamo, oh, un'altra tartaruga. Eccola qui. Ta-tan, ta-tan, ta-tan. Questa me l'avevano regalata, grazie, 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 perché ci ho fatto lo stampino finalmente. Ah, e sto usando praticamente solo questo colore, perché ho solo questo colore per la gomma siliconica e non voglio usare altre cose strane, voglio proprio usare quella giusta della gomma siliconica, così vado sul sicuro e tranquilla monte. Ok. Oh, questo è bellissimo. È uno dei miei preferiti, questo cuore, fatto da me. Se vedete qualche imperfezione, non vi preoccupate perché l'ho sistemata mettendoci sopra la resina UV. Ho sistemato tutto, guardate, infatti vedete, guardate. Oh, super lucido. Ci sono pure le macchiorine dello scotch. Vabbè. Molto molto bello. E questo. Poi ho fatto un po' una pollata con questo stampino. Era uscito bellissimo, perfetto, era un po' tanto da rifilare. Solamente cosa ho fatto? L'ho strappato via questo e ho strappato via un pezzo di questo, quindi sono abbastanza una polla, vabbè. Quando lo faccio basta togliere con un po' di tettinin e si leva. Però muy muy carino. Ok, ma non sono ancora finiti. Abbiamo, allora, vediamo questo qua gigante. Oh, guardate, allora, guardate prima di tutto i dettagli minuscoli, come sono venuti. Facciamo finta che non ci sono tutti questi peli, perché le gomme siliconiche, come sapete, attaccano i peli, io poi stando in terra a fare il video. Ciao proprio! Allora, comunque, poi li puliscono, non vi preoccupate. Abbiamo Inuyasha. Eccolo qui. Poi, Hello Kitty. Eccola qui. Poi, Totoro. Ta-ta-ta. Poi, dov'è? Pikachu. E poi, nello stesso stampo, abbiamo Shinchon. Vabbè, questo è un mito, questo io lo adoro, troppo un mito. Ok, e questo stampo è venuto bellissimo. Poi, volevo parlarvi un attimo di questo stampo qui. Questo stampo qua, l'avevo già fatto, è uno stampo che avevo già. Infatti, se vedete, è diverso anche se è rosa, la gomma siliconica. Cioè, erano zenzi che avevo fatto io, solamente che era già uscito con le bolle, l'avevo sistemato, ma poi usandolo si è rovinato tantissimo. Allora, io posso ributtarlo via, che mi dispiace tantissimo. Ho voluto coprire con la gomma silicone, quindi ho dato proprio una colatina di gomma silicone con tutti i dettagli, per far sì che rimaneva solamente la base liscia, così magari posso utilizzarlo ancora, ovviamente, magari mettendoci dentro lo sticker, o magari fare solo la sagoma per metterci il fiocco, boh. Comunque volevo salvarlo e quindi l'ho salvato in questo modo per quando lo proverò, anche perché non l'ho ancora provato, voglio vedere come uscirà. Ok, poi ho altro shaker fatto da me. Cuoricino, sembra che assomiglia all'altro, però sono tutti diversi i cuori. Si assomigliano, tipo, ecco, tipo questo. Si assomigliano, ma non si assomigliano. Vedete? È un po' diverso. Questo è un po' più grande, questo è un po' più sottile. Ok. E questo è più bello. Ah, alcuni perché praticamente, vi ho detto prima, erano usciti perfetti, però quando li ho rifilati sono uscite delle bolle. Però fortunatamente erano fuori, quindi ecco perché ho detto quella cosa lì prima. Poi, ok, questo è l'ultimo che ho fatto io di shake col cerchio, semplice semplice, molto molto carino. Ah, però io vi ho fatto vedere Totoro e Super Mario, ma non vi ho fatto vedere Totoro e Super Mario. Allora, questo era Totoro e qua c'è Super Mario. Ecco, vi ho fatto vedere solamente lo stampo. Allora, ne mancano tre, quindi abbiamo uno shake orsetto, sempre di quelli in legno. Eccolo qui, molto molto carino. Fammi l'ansia se stampi i peli. Poi abbiamo lo shake gatto, sempre di legno. Eccolo qui. Qua c'è una buca, guardate qua. Cioè, si è formata una bollaccia qui. Allora non ho rifilato perfettamente qui. Così se sono un po' sotto non voglio uscire niente. Vabbè, i gatti stanno facendo a botte. Poi l'ultimo, 30 kg di stampo,
Oh, eccolo qui. Allora, questo l'ho rifilato proprio di cacca, proprio. Lo dico perché veramente è abbastanza orribile come ho rifilato questo. Però sono contenta che sono tipo usciti gli occhi dall'ippopotamo, non avrei mai pensato. Ecco, tipo qua ne rifilano una bolla gigante, non ho capito perché, però. Sono quelli in legno, qua c'è il cervo. E qua c'è l'ippopotamo. E niente, quindi chissà che stampi userò per fare lo scopriamo le creazioni di questa settimana. Niente, allora, questi sono tutti gli stampi. Fatemi un po' sapere che cosa ne pensate. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!